Buongiorno ragazzi e benvenuti a un altro video, come sempre Giulio di Muscolo a Vita. Oggi andremo a vedere tutto quello che devi sapere quando inizi una fase di massa. Io stesso ho iniziato una fase di massa più o meno 2 mesi fa e sono sicuro che molti di voi hanno preso quest'inverno per investire un pochino nel fisico e stare in un surplus calorico che è alla fine la base di qualsiasi fase di massa. Vediamo queste prime 5 cose. La prima è che bisogna accettare quasi per forza di cose un pochino di fat gain, quindi metterai su un pochino di grasso, e questo è perché il nostro corpo, quando noi andiamo a mangiare la nostra dieta e siamo in un surplus calorico, ci sta la cosiddetta ripartizione di nutrienti, il P-ratio. Il nostro corpo non andrà a immagazzinare tutto sotto forma di muscoli o massa magra, ma ne metterà anche un pochino sotto forma di grasso. E purtroppo, quando noi lo facciamo in modo naturale, questa ripartizione di nutrienti non è nemmeno così ottimale. Chiaramente dipende anche dal quanta percentuale di grassa hai tu in questo momento. Più sei definito e più probabilmente gran parte di quel surplus verrà messo come massa muscolare, quindi verrà usato per costruire il nuovo tessuto magro. Invece più è alta la percentuale di grasso, più probabile sia che la ripartizione di nutrienti non sia il massimo. E infatti cos'è che ci possiamo aspettare? Sarebbe ottimo avere una proporzione di grasso accumulato a massa muscolare messa di 1 a 1, quindi metti che tu metti su 2 kg, se 1 kg di quei 2 kg è tessuto magro, vuol dire che stiamo andando bene. Poi ovviamente ci sono dei fattori, ad esempio la genetica, che fanno sì che magari per una certa persona è più facile mettere su tessuto magro senza grasso, per altri invece questa proporzione sarà più tendente al grasso. Io personalmente, che ho fatto diversi fasi di bulcia in passato, di cui quella che mi ricordo sempre quando stavo alla Shell a Manchester, in cui è arrivato fino a 80-81 kg, avevo messo su tanto peso, ma tanto di quel peso era purtroppo grasso. Quindi da questo cos'è che so? Che dovrei fare le cose molto lentamente, che è meglio fare un piccolo surplus a lungo termine, fare una sorta di lean bulk, perché se vado subito con l'idea di mangiare tutto quello che voglio, sparare un surplus alle stelle, metterò su molto più grasso rispetto a tessuto magro. E questo mi porta al secondo punto importante, che è il tasso ottimale di presa di peso. Se c'è un tasso ottimale di presa di peso, va più o meno da 1 a 1.5% del nostro peso corporeo al mese. Quindi se io ad esempio peso 75 kg, in una fase di massa non dovrei sorpassare quello 0.75 o 1 kg al mese di presa di peso. Posso ovviamente prendere peso più rapidamente, ma molto di quel peso sarà grasso. Questo ovviamente cambia in base al livello, quanti anni lo stai facendo, quanto vicino tu sei al tuo limite di potenziale genetico naturale, ma per gran parte di noi questo 1% a 1.5% di peso corporeo al mese è un tasso, diciamo, di presa di peso ottimale. Poi non tutti dobbiamo per forza di cose usare il peso come metrica di giudizio. Io ad esempio non mi peso così spesso, ma uso le mie circonferenze della vita, circonferenze muscolari e come appaio visivamente. Dipende ovviamente da quanto flessibile vuoi essere o da quanto diciamo molto attento e preciso con i dati vuoi essere, però idealmente se tu tracci il tuo peso, 1% o 1.5% di presa di peso al mese, tracci anche la tua circonferenza vita, tracci anche le tue circonferenze muscolari, ti gestisci anche, vedi dei video o foto per vedere il cambiamento fisico. Tutte queste metriche possono essere importanti per determinare se stai prendendo peso troppo rapidamente oppure se non stai prendendo abbastanza peso. Però una cosa è certa: se vuoi stare sicuro di stare ad un passo ottimale, 1% a 1.5% del tuo peso corporeo al mese. Punto numero 3: non vedrai subito la crescita muscolare. Diciamo che in realtà dipende da quando inizi il tuo surplus. Diciamo che se stavi in definizione prima, quindi in deficit calorico, e poi passi ad un surplus calorico, quel periodo di magari un mese in cui fai questo switch potremmo considerarlo una sorta di rebound, in cui sei ancora definito ma stai dando più calorie al tuo corpo, quindi riempi di più le riserve di glicogeno, riempi di più i tuoi muscoli, i muscoli spingono di più contro la pelle, di conseguenza in quel mese, mese e mezzo è quando veramente esteticamente stai una bomba. Ma dopo di questo, oppure se tu semplicemente stai continuando ad aumentare il surplus calorico, la presa di massa magra è così lenta, e se con essa metti pure su grasso,
rischia che non riuscirai a vedere nettamente una crescita muscolare quando ti guardi allo specchio. Magari ti senti più grosso nei vestiti, magari delle magliette ti stanno più strette, ti senti più voluminoso e più massoso, ma il tessuto magro non riesci chiaramente a vederlo. E questo è perché il nostro corpo, se va anche a mettere del grasso, a depositare del grasso sui nostri muscoli, potrebbe ricoprire la definizione che avevi prima. Ricoprendo la definizione, il tuo corpo sembra semplicemente un pochino più grasso, un pochino meno definito, riesci proprio a notare meno la massa muscolare. Quindi cos'è che puoi fare? Devi semplicemente credere nel percorso, avere un programma ben strutturato che ti faccia applicare il sovraccarico progressivo, quindi tu vedi che in palestra col passare del tempo stai migliorando nei tuoi allenamenti. Puoi usare molti diversi metodi, diverse periodizzazioni. La cosa importante, ad esempio, è che quello che faccio io, traccio il mio top set, ok? Quindi traccio la mia prima serie per ogni esercizio, prima serie di lavoro, e provo a migliorare di ripetizioni, e poi quando arrivo al massimo del mio rep range provo a migliorare di carico, comunque aumentare il carico per la volta successiva. Quindi ci deve essere un sovraccarico progressivo. Se nei tuoi allenamenti stai progredendo, se hai un tasso di presa di peso che rientra nel tasso ottimale, molto probabilmente starai mettendo su massa muscolare. Purtroppo a livello visivo magari non lo vedi così tanto. Io stesso so che ad esempio il mio petto risalta molto di più quando sto in definizione, perché quando vado in massa, nonostante magari è qui che io sto ingrandendo il mio petto e aumentando il mio volume, dato che ho del grasso che si va a depositare sul petto, risalta di meno e anzi mi sembra di star peggiorando, mi sembra che il mio petto stia diventando sempre più piccolo, ma se poi prendo le circonferenze vedo che effettivamente non è quello il caso, è semplicemente che mettendo sopra un po' di tessuto adiposo sembra e risulta meno, diciamo, vistoso. Quindi quella è un'altra cosa che dobbiamo sapere e accettare. E questo mi porta al quarto punto, che è proprio questo: devi focalizzare come minimo l'80% dei tuoi sforzi sull'allenamento. Dico 80% perché è la legge di Pareto, no? Col 20% delle cose che fai prendi l'80% dei risultati. Quindi andiamo a dire che l'80% dello sforzo, delle tue energie, dovrebbero essere messe nell'allenamento. Tu ti devi spingere al massimo nei tuoi allenamenti. Ci sono diverse tipologie di allenamenti, diversi metodi. La cosa fondamentale, come abbiamo detto, è sovraccaricare col passare del tempo. Se vuoi, diciamo, un metodo sicuro è spingiti il più possibile almeno su una serie per ogni, diciamo, key movement, quindi per ogni esercizio che vai ad eseguire in palestra o nel tuo programma di allenamento. Spingiti al massimo, portalo al cedimento e prova sempre a migliorare su questo primo set, che possiamo chiamare top set, e lo vedremo più nel dettaglio in un prossimo video. E poi il numero 5, abbiamo più o meno accennato anche prima, devi avere delle diverse metriche di giudizio per capire se stai andando nella giusta direzione, se stai effettivamente crescendo. E questo possono essere prendere le tue circonferenze muscolari regolarmente, non deve essere ogni settimana perché non noteremo un cambiamento così rapido, ma magari una volta al mese, perché no, delle foto, dei video. A volte nei video capisci di più rispetto alle foto. Ti consiglio di fare magari appunto foto e video davanti a una luce naturale, o comunque sempre nella stessa situazione, sempre nello stesso posto. Io ad esempio che faccio un upper body provo a fare dei video per capire sia da davanti che da dietro come sta migliorando il mio upper body, ma appunto anche se andessimo a guardare solo i video magari non avremmo un'idea completa, e per questo comunque ci pesiamo e per questo tracciamo le circonferenze della vita e le circonferenze muscolari, o comunque dei gruppi muscolari che vuoi essere sicuro di portare avanti. Se noti che non stai crescendo in quel senso, allora è lì che magari devi applicare qualche modifica, vedere se devi aumentare di più il surplus calorico, oppure vedere se devi invece aumentare o cambiare qualcosina con l'allenamento, aumentare il volume, aumentare l'intensità, cambiare i movimenti, eccetera eccetera. E per ultimo dovresti notare che una cosa è certa: le magliette e i pantaloni, nel caso che tu ti stessi focalizzando e concentrando molto sulle gambe, dovrebbero starti più strette, sia per accumulo di grasso sia però per accumulo di massa muscolare. Se la tua performance sta salendo, se le tue circonferenze muscolari stanno salendo, se il peso gradualmente sta salendo e se le cose ti risultano più strette, se stai diventando più forte, quindi stai sovraccaricando, devi semplicemente credere nel percorso e continuare, perché probabilmente stai facendo tutte le cose per bene. Si tratta solo adesso di essere costante, essere ripetitivo, andare in palestra e continuare a lungo termine se vuoi vedere una netta crescita muscolare.
però tutte le cose che stai facendo sembrano indicare che stai facendo le cose giuste, quindi devi solamente continuare e ci vorrà molto tempo. E per un natural ci vuole più tempo di quanto magari possiamo pensare e ci vuole più tempo in cui accettiamo di stare in una fase di investimento dove magari il nostro fisico non risalta al massimo perché non siamo iperdefiniti, ma stiamo appunto investendo a lungo termine. Direi come minimo una fase di massa fatta bene potrebbe durare 4, 5, 6 mesi, ma anche un anno e mezzo, anche 2 anni per chi non volesse ad esempio andare a definire durante l'estate, che può essere in realtà una scelta intelligente, così che è a lungo termine che noi facciamo questo investimento. Magari ti butti via un paio di estati, ma dopo 2-3 anni in cui hai fatto un lean bulking surplus calorico, probabilmente hai massimizzato quanta massa muscolare puoi veramente andare a mettere su. E infatti anch'io non sono sicuro se questa prossima estate resterò in un surplus calorico, magari mi ripulisco un po' con un mini cut, ma non sono sicuro se vado a fare un deficit calorico così importante, così che posso continuare a spingere con la mia fase di investimento. E questo mi porta al mio ultimo punto, il punto bonus. Ognuno di noi ha una certa percentuale che potremmo considerare il nostro body fat set point o settling point, che è un range di percentuali di grasso corporeo in cui noi ci sentiamo al meglio, in cui noi spingiamo al massimo, e può essere diversa per tutte. C'è chi di genetica al 10% si sente bene e non metterà su nemmeno un filo di grasso e potrà continuare a stare in surplus e semplicemente crescere. C'è chi invece ha bisogno di, diciamo, stare in una percentuale di body fat più comoda, più alta, magari un 18-20%, ed è lì che si sente benissimo, che spingi al massimo. Per me ho notato che ho fatto periodi in cui facevo la massa sia al 10% e, come ho detto, in termini estetici, quando sto con una bassa percentuale di massa grassa e passo in surplus calorica, in termini estetici mi vedo al meglio, però la mia fase, diciamo, il mio range ottimale di body fat non è quando sto in basso e non è nemmeno se sono troppo appesantito e mi sento e mi vedo troppo cicciotto, quindi nemmeno al 18-20%. Lì in realtà anche la mia performance in palestra ne soffre. Il mio range ottimale è proprio quello in cui sto adesso, che è 13-14-15-16%, e io finché sto qua mi muovo e mi sento bene, riesco a spingere bene e non mi sento troppo appesantito. Ma non appena inizio a superare questo 16-17%, che poi ovviamente è diverso per tutti, io lo vedo molto a sensazione, non è nemmeno un fatto di come mi vedo, è come mi sento. Appena mi sento troppo gonfio, io so che lì inizierò a perdere un pochino di performance e semplicemente per me non ne vale la pena. Poi se uno è un bodybuilder agonista, sa che si deve spingere molto di più, vai pure. Per me non ne vale la pena, quindi preferisco rientrare in questo range di body fat in cui mi sento bene, e se io vado oltre o se vado sotto, poi lo so, posso essere sicuro che non sia la cosa migliore per me, né per come mi vedo, né per come mi sento, né quindi di conseguenza per la mia performance negli allenamenti. Questo è tutto per il video di oggi, quindi ti raccomando anche a te di rivederti bene questi punti. Fai la stessa cosa, dovrai probabilmente trovare il tuo range di percento di body fat in cui fare questa fase di massa, e quando la superi fai un mini cut o fai un pochino una definizione. Se vai troppo in basso, che non hai energie per spingere in palestra, allora non è una fase di massa, dovresti aumentare un pochino le calorie e accettare di spingere la tua body fat un pochino di più. Sono sicuro che mi sono dimenticato qualcosa, quindi se hai qualcosa da aggiungere, voglio creare di nuovo la comunità che c'era qua sotto a Muscoli a Vita, quindi se sei più esperto, vedi qualcuno che ha scritto una domanda e è meno esperto, mi raccomando rispondi. Siamo qua tutti con lo stesso obiettivo, che è quello di migliorarci e di migliorare il nostro fisico, ma usare anche la palestra per migliorarci noi stessi e migliorare la nostra mente e semplicemente dare sempre il massimo e provare sempre a migliorare quell'1% in più. Questo è tutto da parte mia, ti ringrazio di cuore, come sempre keep improving, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!